tanto soldo da impazzire, alle serie mi devo alzare, mangio un sacco da invitare, per mutare o assemblare, per divincere e giocare, un altro mutuo devo fare, con uscita del disastro, mille pezzi, un altro nastro, pochi soldi, tanto amore, è la vita del pittore, siamo modellisti galattici, lì vinta hobby style, pure un buzzo pagato, ma magari sono andato, e nessuno mi ha cagato, yeah. Un pennello serie, sette, quattro amici, col pirette, le serate sono perfette, la morosa non fa caso, guarda male, sto cenazzo, ho comprato una robaccia, questa volta si mi caccia, siamo modellisti galattici, lì vinta hobby style. Guarda male sto cenaso, ho comprato una robaccia, questa volta si mi caccia, siamo modellisti galattici, live in the hobby style, siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a Rubiera, dove si sta svolgendo in diretta il Battle Brother, una competizione dove si affrontano generali presenti da tutte le frange e da tutto l'universo. Qualcuno dista la pioggia di oggi, ci è venuto addirittura a nuoto. Ma iniziamo a fare una carrellata di questi giocatori. Qui in questa sala si sta svolgendo il torneo di Aos, di Warhammer Age of Sigmar, dove generali agguerriti con eserciti bellissimi e tutti dipinti si stanno affrontando per la supremazia sul campo di battaglia. Siamo alle battute iniziali, il generale ha iniziato a schierare, si sono già combattute le prime battaglie perché abbiamo anche un torneo, oltre a un torneo di Warhammer Age of Sigmar, nell'altra sala è iniziato il torneo di Warhammer 40.000, quindi anche lì ce ne si sta dando di santa ragione e vediamo un pochino gli eserciti coinvolti. Vediamo qua il nostro buon Felix che ha portato i Gloomspire, no, come si chiamano i Gloomspite, c'era un Gloom, c'era uno Spite, che stanno combattendo contro i Sylvaneth. Ma di là abbiamo degli scontri veramente, ragazzi, di eccezione. Abbiamo un esercito di Khorn che vantava tre divoratori di anime, tre Bloodthirster che sono stati fatti a pezzi da degli scheletri. Sentiamo un attimino un'impressione a caldo dopo questa debacle, tre divoratori di anime rimandati a Khorn. Che posso dire, la morte ha avuto il sopravvento in tutti i sensi. Ma su un demone immortale, voglio dire, vabbè, a Khorn tornerà. Tornerà. Tanto a Khorn non importa dove arriva il sangue, quindi che sì, come sì, sì. Scheletri sono tutti testi. Ma non ne hanno, voglio va dire. Vabbè. Vediamo qua invece dei nani. Abbiamo dei nani che stanno combattendo degli uomini lucertola che per me vincono il premio miglior modifica, perché quelle salamandre, non so se riusciamo ad inquadrarle, convertite da un naggaronde, sono qualcosa di spettacolare, vi piacciono tantissimo. Ma di qua si sta svolgendo uno dei combattimenti più brutali. Abbiamo niente po' di meno che Archaon, il cattivo per eccellenza, il cattivo dei cattivi, che sta dispensando morte e disperazione a un esercito di Orruk che, devo dire, è dipinto in una maniera spettacolare. Io vi vorrei far vedere il proprietario. Possiamo disturbarti un attimino? Tu ti chiami, sei il mio nuovo eroe, ti chiami? Matteo. Matteo, ci vuoi dare un feedback su questa battaglia, come sta andando? Che cosa è successo fino a questo momento? Si sente uno sculato in sottofondo, ma questa poi la tagliamo, quindi tranquilla. Abbastanza bene, però mi è morto Gordrak, siamo 12-10, adesso mi sa che prendo quello là e quello. Picchia, mi raccomando, non lasciare. Io una cosa invece vorrei dire a favore di telecamera, che tutti i modelli di questo fantastico esercito di Orli li hai dipinti tutti tu. Sì, tutti. Cioè, ragazzi, questo è il futuro del hobby. Questo è veramente il futuro del lobby, a cui vanno tutti i miei complimenti, continua così. Grazie. Dove abbiamo un fantastico esercito di Stormcast Eternal che è sopravvissuto a Nagash, che ha fatto il bullo da parchetto e ha fatto il bello e il cattivo tempo, però sta tenendo botta. Ragazzi, volete dirci qualcosa? Come sta andando questa partita? Beh, l'unica cosa che mi ha fatto vincere la partita, perché ormai è finita, sono 30 Liberator che hanno salvato contro tutto e Nagash che ovviamente ha spazzato via il resto del tavolo, notare i pannelli. Quindi in realtà possiamo dire che il truppino base è quello che è quello bistrattato, poi è quello che fa vincere la partita. Per questo esercito sì. E i Sacrosanct che hanno retto a Nagash per due turni. E questo Nagash che è arrivato qui con Mortarchi, Morgheist, Conti Vampiro, cosa vuole dire su questa partita? Che ha fatto più o meno il protagonista, diciamo. Ha fatto tutto lui, nessuno ha fatto altro. One man army, possiamo dire? Sì. Un esercito in un solo modello, va bene. Un po' scheletrino, però ce la possiamo fare. Grazie mille, ragazzi. Di qua, qui abbiamo
abbiamo scoperto che Korn finalmente è diventato un esercito da combattimento serio e quindi vogliamo sentire un'impressione a caldo. Come sta andando questa partita? Ma per ora sta andando abbastanza bene. No, perché non possiamo dire che sta andando male perché abbiamo fatto l'introduzione, quindi sta andando benissimo, dai. Però stai dominando? Abbiamo fatto una bella sfilata di nuovi teschi, voglio dire, teschi freschi. E invece il giocatore degli Stormcast vuole dirci qualcosa su questo? Stai tenendo botta? Stai resistendo? Sì, però è tirata. È tirata? Sì, perché qui è riuscita a conquistarlo e gliel'ho tolto, però ha fatto più punti. Qua mi sa che perdo l'obiettivo. Vabbè, ma gli Stormcast hanno sicuramente un asso nella manica ancora da poter giocare. Lui doveva riuscire a uccidere il Demon Prince, non c'è riuscito. Ecco, la sindrome del martello di gomma colpisce ancora. Vabbè, dai. Ok, qui invece abbiamo degli Skaven che stanno combattendo degli Idret. Come sta andando questa partita? Bene, combattutissima fino alla fine. Ma gli Skaven, ahimè, perderanno. Perderanno? Purtroppo. C'è questo disfattismo da Skaven. Ma come si diceva? Chi fugge ora combatterà ancora, quindi antico detto Skaven. E invece a questo punto Lidonet, che lo vedo già gongolante. Sì. Come sta andando? Molto bella, combattutissima fino alla fine. Divertente, agguerrita. Mi è piaciuto. Stai vincendo, voglio dire, quindi ci no, sta. Mi piacerebbe in ogni caso, perché okay, partite così combattive. Ecco. Non è come avere Nagash contro. Che poi è lo spirito del lobby, cioè fare una partita combattuta, sudata, però effettivamente soddisfacendo da entrambi i lati. Attraversiamo il portale, entriamo nell'universo di Warhammer 40.000. Andiamo a vedere come evolve qui. Ah, io qui però mi devo fermare un attimo, scusatemi. Dove c'è il best match di questo torneo, almeno della prima giornata, perché è il tavolo più bello di tutti, con due eserciti migliori, più belli che abbia mai visto in questo torneo. Sono cose veramente belle. Come sta andando? Andiamo, allora, personaggi di eccezione. Personaggio d'eccezione, dice addirittura. Mi sento onorato di essere intervistato da voi. Beh, in ogni caso qua ce li stiamo dando di brutto. Abbiamo ovviamente Iron Jaws, che non ci vanno per il sottile, contro un'armata infinita della grande alleanza di Nagash. Ce li stiamo dando forte. I troll nuovi si comportano benissimo. Abbiamo i Grimghast Reaper che sono agghiaccianti come sempre, ma la cosa più figa che è successa, sarei d'accordo con me. È vero che sì, bisogna raccontare un episodio, esatto, particolare. MVP player sicuramente il mio mago, eccolo qua, che è riuscito a fare piede di Gork su Nagash ripetutamente, facendo 13 ferite mortali. A Nagash. Che uno che con le mortali, voglio dire, ci sta così, eh. E che ovviamente rimandava al 6 le ferite, per cui me l'ha ucciso. È stato un bello scambio. E invece dal lato della non morte, grazie mille, dal lato della non morte un commento a caldo, freddo, ma credo morte culo, su questa. A parte il culo del piede di Gork. No, sta andando benissimo. Il nonno si sta facendo valere, sta dominando sul campo. Ma la verità, sarà la sua prima fase magica. Ah, okay. Perché abbiamo fatto il primo turno io e poi ha avuto il doppio turno. Ah, quindi non si è sprecato ancora, non ci ha dimostrato quello che riesce a fare. Avuto modo, adesso... Vabbè, però Naga c'è una garanzia, quindi assolutamente sì. Però complimenti per la pittura, un bellissimo esercito. Grazie. Vediamo cosa succede invece nella tetra oscurità del 41esimo millennio, dove abbiamo dei knight bellissimi ispirati alle quattro legioni, ma qua si sta combattendo. Qui abbiamo un Gilliman che sta dispensando grazia e giustizia. Esatto, contro la Death Guard. Contro la Death Guard, vuoi dirci qualcosa? Sì. Come sta andando? Caos contro Imperium, l'odio è tantissimo, c'è tantissimo odio e tantissima rabbia. E vediamo qui che Gilliman è molto tosto, sta tenendo l'opposizione, quindi è difficile da fare a pezzi. Sta facendo il maschio alfa in fondo alla fine. Sì, esatto, ma deve ovviamente compensare perché è un primarca. E basta, è così, insomma. Ma il primarca della Death Guard non si è scomodato per questo incontro? No, non c'è stato. Lui non ne valeva la pena. Ah, ok, attenzione. Nel senso che Gilliman è vivo, ma... Ancora per poco? No, per poco no, però rischia di cadere sul campo di battaglia, mettiamola così. Vabbè, l'universo non ne sentirà la mancanza, quindi diciamo che va bene così. Grazie mille, ragazzi. E cerchiamo ancora, qua si combatte. Ci sono... Il Meccanicum contro degli Eldar, il vecchio contro il nuovo, come sta andando? Ma insomma benino, dai, si sopravvive per ora. Si che sopravvive? Non è male, vero? Tu sei per la parte degli Eldar? No, del Meccanicum. No, Eldar niente. Invece l'Eldar, cosa sta come vede? Vedo un cavaliere che il cavaliere si è dimezzato. È sopravvissuto per vari turni con tre ferite, quindi contentissimo. Per il resto bene, speriamo nelle spettroguardie. Ok,
Ci vuoi raccontare com'è stato questo primo incontro con Magnus, il rosso e la sua stirpe dei mille? Piuttosto intenso. Questo mio confratello templare ha tenuto alto però l'onore del capitolo, quindi sì, si è difeso sempre, con le unghie e con i denti, possiamo dire. Dobbiamo provarci. Sì. Vabbè, andrà meglio la prossima sicuramente. Il giocatore di Magnus vuole dire qualcosa? Che eri di parte. Vabbè, ma come è stata un'intervista di parte, penso. Beh, ha tenuto botta, però sì, diciamo, sì, che dai, ha tenuto pezzi anche su questo campo molto molto belli. Grazie. Come cosa vogliamo dire? Com'è andata questa prima partita? Boh, la prima è andata bene, quindi sono soddisfatto. Adesso vedremo la seconda. Qui invece abbiamo, ah, vediamo un po', che qui c'era una scommessa. Qui si diceva a inizio torneo che la falce dei Necron sarebbe stato un obiettivo facile per Mortarion, che invece era spaventatissimo di questa cosa. Come sta andando? Al momento l'ho abbastanza ignorata in realtà la falce. Comunque, paura, eh? Sì, più paura di altra roba sul campo. Il cornetto ripieno la crema. Soprattutto gli spezzi li danno più da fare. Attenzione, tu invece volevi dirci qualcosa, che il cornetto sta facendo terrore ripieno la crema, esatto, è solo per la crema, perché sappiamo, è noto che Mortarion mangia tutte le cose marroni. Quindi. Invece di qua abbiamo... Abbiamo dei Dark Angel su questo tavolo che mi dicono essere Dark Angel buoni o cattivi? Buoni. Mi dicono essere Dark Angel buoni, quindi siamo dalla parte giusta del capitolo, che invece stanno combattendo dei caotici, dei Thousands. Ah, vabbè, una lunga storia di odio e combattimento. Vuoi dirci qualcosa? Come sta andando questa partita? Adesso siamo a punteggio 12-9 e deve fare lui il suo terzo turno. Ok, quindi ci sarà una giusta vendetta da parte dei figli del leone? Dici di sì? Dai, un tuo commento su questa partita, come sta andando? Stai vincendo? Stai... Nel senso, di unità sto molto calando, però di punti non sono molto messo male. Molto. Però è una bella partita. Perfetto, perfetto. Che è lo spirito giusto di questo hobby, quindi... Che il leone ti protegga e ci vediamo a fine partita. Bene ragazzi, quindi per questa prima carrellata di incontri di questa prima parte del torneo di Rubiera è tutto. Vi diamo appuntamento al prossimo giro, alla prossima partita, dove faremo vedere la finale, come si concluderà questo torneo. Bentornati a Rubiera, ecco il secondo turno del torneo Battle Brother di Warhammer Age of Sigmar, dove dopo aver mangiato, dopo aver sacrificato gli dei oscuri, siamo pronti di nuovo per tornare sui campi di battaglia. Vediamo su questo campo di battaglia non morti contro Stormcast, una battaglia... Idonet, vedevo degli Stormcast alleati. Come mai hai alleato gli Stormcast al tuo esercito di Idonet? Te la dico onesta. Puoi mentire. Allora, te la dico tutte e due. Non c'avevi punti e poi mi piacciono questi. Ok, ci sta, voglio dire, apprezziamo l'onestà. Invece la linea guida del tuo esercito? Vedo Nagash e Neferata. Spammare una marea di magie e dare molti malus all'avversario. Una lista abbastanza ignorante e sperimentale. Perfetto, secondo te chi vince? Ah, vediamo, io non mi espongo e non mi sbilancio. Invece su questo campo da gioco, di nuovo... Nagash e compagnia, con un bel po' di cavalieri contro un esercito di uomini lucertola. In più. Evocato in più. Evocato? Molto bene, molto bene. Che linea guida c'è dietro questo esercito? Su cosa stai puntando? Sulle evocare più modelli possibili di fanteria per bloccare l'avversario e con quelli dietro d'attacco fare i danni. Fa paura Nagash? Per adesso no. No? Vabbè, coraggioso. Cioè, perché è lontano. Ah, ecco, perché non è ancora arrivato. Sì, perché è ancora lontano. Ok. Invece, come ci si sente ad avere il bullo Nagash, il campo di battaglia? È molto bello, sì. E inoltre sto cercando di bloccare in modo da non fargli prendere i punti a lui. Ok, vedo che si è arroccato, quindi sarà una lunga partita. Come ce la stiamo cavando? Come se la cavano È stato un buon inizio, ma sfortunatamente la retroguardia nanica nascosta sotto al terreno è uscita e adesso probabilmente non credo di arrivare a un quarto turno. Molto bene. Viva l'ottimismo! E invece questo esercito di nani che vedo con modelli veramente vintage, molti modelli del mondo che fu. Che idea c'è dietro questo esercito? Vedo Ungrim, Gotrek, Drongil Lungo, signori, Drongil Lungo, famosissimo mercenario nano. Cioè, roba. Capitano delle Ermgard, bellissimo. Come mercenario, è perfetto nel suo vintage per essere un capitano di. E a tema con l'esercito. Perfetto, un pronostico per la fine della partita? X.
X? Ok. L'armata, una delle armate più belle del torneo contro un'armata armata fino ai denti di Stormcast. Hai una strategia per affrontare questi pelle verde? Più si picchia meglio è. E non morire nel tentativo, esatto, ovviamente. Ed evitare di essere picchiati. Evitare di essere picchiati. Ci sta. Tu invece come gestirai questa schiera di guerrieri dorati? Beh, ovviamente facendo una pressione psicologica non tanto sui modelli, ma proprio sull'avversario. Io dall'alto della mia esperienza e della mia età lo piegherò al mio. Bravo, nel caso. Questa la tagli poi dopo. Giovanni è un ragazzo che frequenta il negozio di Padova, è bravissimo e soprattutto è coraggioso. Si mette in gioco, partecipa agli eventi, non è l'unico e neanche l'ultimo. Quindi vogliamo lanciare un messaggio agli altri giocatori di Padova? Per forza, a tutti quanti i giocatori di Padova. Venite a giocare, già lo fate molto in realtà, però ovviamente venite a giocare di più. Inoltre, a tutti quanti i giocatori delle comunità dei negozi, Giovanni, noi facciamo un torneo ogni tanto? Sì. Direi di sì. Come si chiama? Vieni qua un attimo. Si chiama Double War, è l'evento che organizziamo anche noi a Padova, è un torneo di solito a coppia, però questo formato mi piace così tanto che non è neanche escluso farlo in singolo. Sì, no, beh, perché no? È fighissimo. Quindi ragazzi, preparate le armate, mi raccomando, perché qua c'è da lavorare, c'è da giocare, c'è da divertirsi. Oh, siamo arrivati al mio incontro preferito, ragazzi, questo va celebrato e va immortalato perché è un incontro padre-figlio molto particolare, perché in questo caso non è il padre che ha iniziato il figlio, ma è il figlio che ha iniziato il padre. Come hai iniziato questo hobby? Quando ero piccolo passavo davanti al negozio e mi piaceva vedere le miniature. Quando mi sono rotto il piede ho preso la mia prima scatola. Quindi in realtà nella sfortuna abbiamo trovato un modo per iniziare un hobby meraviglioso. E dall'altro lato della barricata, com'è da papà confrontarsi con questo bellissimo hobby? Questo è molto bello, mi fa piacere, perché così possiamo passare delle giornate del tempo insieme a fare qualcosa di costruttivo, che non siano solo videogiochi. È l'hobby più bello del mondo questo. È l'hobby bellissimo perché c'è di tutto, c'è il montaggio, c'è la pittura, c'è il collezionismo, c'è il gioco, c'è tutto. Ovviamente non lo lascerai vincere giusto soltanto perché, no, solo perché se la devi studiare parecchio. Perfetto, come sta andando? Siamo al secondo turno e sono a punti, siamo 3-2 per lui, ma si è spostato. Il globo si è spostato qui, dove c'è una bella fortitudine, diciamo, di demoni. Mentre la mucchia di orchi. Vedo tanti orchi. Allora, io da giocatore di Korn tifo Korn, però è una partita troppo bella e voglio vedere poi l'esito di questa partita. Ah, nani contro elfi, una sfida che torna indietro alla notte dei tempi. Come sta andando questa partita? Combattuta, anche perché se non vincevo lo spareggio, diciamo che l'elfo faceva frittata di nano. No, ma l'elfo, cioè questa cosa, nessun nano che si rispetti può permetterla. Quindi. Pensavo di avere la vittoria in pugno, ma il nano si è rialzato, ha alzato la testa, la cresta e ha detto no. E ha detto no. Tinta di arancione, ha detto di no. Sì, quindi vedremo di cosa sarà fatta la frittata alla fine. O di che morte morire, esatto, come direbbe un nano. Esatto. Mentre da questo lato del campo di battaglia si sta picchiando Korn, il mio esercito preferito, lo diciamo, contro i non morti. Poco sangue per Korn, tanti teschi però, giusto? Sempre tanti teschi, questa è una giornata dedicata alla morte per Korn, che no, secondo la battaglia nuovo, contro la legione del sangue c'è un altro riferimento. Ok, qui. Ce la possiamo fare? Non lo so se ce la possiamo fare, vediamo come va, è presto per parlare in ogni caso. Perfetto. Non inizia benissimo comunque la cosa. Ancora, non si fanno morire i divoratori di anime, mannaggia la miseria, va benissimo ragazzi. Vedo tanti cavalieri, tanti... Ah, contro un esercito di elfi silvani, sì. Silvanet. Vita e morte proprio. Vita e morte? Nel reame della vita? Yes. Riusciranno gli elfi silvani a rimandarti indietro o... No, ovvio. Che strategia hai utilizzato? Non si dicono queste cose. Non si dice all'avversario? Non si dice. Cioè, tocca a te perché l'avversario poi ascolta. Invece, a questo punto io giro la domanda. Che piano di battaglia hai pensato? Ti sei arroccato, stai andando all'assalto? No, allora, ho iniziato cercando di andare subito forte, andando subito a prendere il primo obiettivo che era in mezzo. Poi ovviamente si è spostato l'obiettivo nella parte più sbagliata e quindi stai correndo dietro l'obiettivo. Esatto. Perfetto. Vabbè, lo scarabeo di Alariella mi sembra che se la viaggia, diciamo. Di qua vediamo due armate dipinte con i controfiocchi, come direbbe Michelangelo. Vediamo un po' se riusciamo ad avere qualche
qualche informazione. Che strategia hai pensato? Hai un pezzo molto importante sul campo di battaglia, quindi stai mettendo pressione al tuo avversario? Sì, prendi gli obiettivi e vai a bomba. E massacra tutto quello che si mette in mezzo, voglio dire. Eh sì, va bene. Ci proviamo. Beh, Nagash, voglio dire, non è uno che sta battendo per il sottile. E invece questi goblin fungini? Guarda, con il culo strettissimo proprio che fischia, loro ci provano, ma... la vedo molto dura, anche perché lui si è già beccato una mano di polvere, miracolato. L'ottimismo è parte importante della vita, sì. Ragazzo, bravo, molto bene, molto bene. Ci vediamo a fine partita, grazie. Io attraverso il portale demoniaco e me ne vado nel mondo di Warhammer 40.000. In rappresentanza delle quote rosa o delle quote verdi, perché state giocando gli orchi, Alice, come sta andando questa partita? Stai puntando a tagliare la testa al serpente? Mi piacerebbe, ma secondo me finiscono malissimo. No, il serpente non è d'accordo a farsi tagliare la testa. Vediamolo col primo attacco. Vediamo, vediamo un attimino come andrà questa partita. Che strategia stai puntando per portarti a casa lo scontro? Uccidere quello che c'è di verde sul campo. Una strategia molto... ma anche tu sono verdi però. Esatto. Quindi voglio sono dire... già morti però i miei, quindi non conto. Ah, di qua abbiamo l'Adeptus Mechanicum contro gli Space Marine del Caos. Macchine demoniache contro macchine demoniache. È già finita? Siete già... ah, vedevo che portavano via pezzi. Che strategia stai utilizzando? Ti sei arroccato con i tuoi AdMech? No, o... sono andato anche avanti, ma mi è andata malissimo. Purtroppo hanno un bel volume di fuoco psionico e non c'è verso. Quindi la prudenza è la parte migliore del coraggio. Bravissimo. Perfetto, molto bene, molto bene. Tu invece stai avanzando, quindi mi sembra di capire che stai dominando questa... esattamente, a parte Magnus, il primarca morto, secondo turno, però dai, si va avanti. L'universo non ne sentirà la mancanza, vai tranquillo. Qui invece caccia grossa titani grossi. Come sta andando, ragazzi? Malissimo, le sto prendendo malamente, non ho un anticar. Non hai una strategia per affrontare 4 knight? Sì, li ho caricati con i cultisti. Molto bene. Cultisti. Vabbè, tanto ce ne sono cultisti ce ne sono sempre. Qui. E invece tu invece che fai la parte del leone a questo punto su questo campo di battaglia, come te la stai giocando? Ma avanti uccido tutto quello che c'è. Una strategia coerente, lineare. La logica del caos, solo che questa volta è contro il caos. Quindi è ancora peggio. Gioca in caos. Giustamente il caos con caos non sono molto per il sottile. Come sta andando questa partita? Come stai puntando? Come stai organizzando questo scontro? Ho mandato il principe demone subito avanti. Non li scelgono per l'intelligenza, ovviamente. No, quindi ha fatto il suo. Poi è morto, però. Non li scelgono per l'intelligenza, mi sembra. 9 ferite a un carro. Sembra. Il suo se l'è portato a casa, perfetto. Invece tu questa incursione demoniaca nel tuo lato del campo come la stai gestendo? Io sto soffrendo. Sto soffrendo e piangendo. Alla lunga siamo riusciti un attimo a ucciderlo. Adesso sono arrivati gli obliteratori che dovrebbero un attimo darmi tamponare. Respiro. Ma il ragazzo mi ha messo veramente alle strette, non credevo. Ti ha messo pressione, quindi. Ma veramente pressione psicologica, pressione. Molto bene. Anche interna proprio. Tutto. Addirittura. Ogni tipo di pressione. Sì. Dai, mi raccomando, core protegge. Benissimo. Okay. Sono arrivati dei Terminator, come pensi di gestire questa minaccia che ti è appena arrivata in casa praticamente? Distruggendoli. Logico, coerente. Come? Cercando di distruggerli. No, picchia tutto. Molto bene. Come stai giocando questa partita? Dove devi uccidere? Devi uccidere il generale e conquistare un obiettivo? Più o meno i punti vanno che a conquistare gli obiettivi. Infatti, come potete vedere, qua... ci sta, qua c'ho già un obiettivo e anche uno là. Ok, facciamo un saluto a tutti i nostri ascoltatori, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Ciao a tutti da Rubiera, dal paesiello. Come ti chiami? Luca. E da Luca. Ciao ragazzi. Ciao. Gli sto uccidendo tutti i Boxwalker, ma sta potenziando la Death Guard, cioè il Black Marine. Come pensi che Gilliman gestirà questa battaglia? Le prendo a spadate. Molto bene. Tutti molto molto lineari, molto molto concisi. Dal lato della Death Guard, sei arrivato con un forze soverchianti sulle linee degli Ultramarine. Come sfrutterai questo vantaggio? Naturale, pestilenza. Giusto. Non lasciate che l'Empio viva, invece... L'Empio prospera. Perfetto, ok. Allora siamo qui con la mente alveare, l'uomo dietro il torneo di Rubiera. Ci vuoi dire qualcosa? Ti vuoi presentare? Com'è nata questa idea? Allora, è nata tutto grazie ai ragazzi di Arcana Giochi, che è un'associazione ludica qui di Rubiera. Rubiera è un paesino in provincia di Reggio Emilia, vicinissimo a Modena.
e 4 anni fa ci hanno proposto, per avviare questa rassegna ludica, di partecipare come Games Workshop. Quindi in realtà questo è il quarto anno che andiamo avanti, sempre in collaborazione con Games Workshop Bologna, e quindi negli anni passati con Oscar, che salutiamo, e con altri manager abbiamo dato vita a questo Brothers in Battle. Il primo anno in realtà è stata una mega battaglia tematica, e poi si svolge in realtà all'aperto, immagino, non so se l'avete già detto, però di solito è una festa in piazza bellissima, solo che quest'anno il clima natalizio ci costringe. Quest'anno ha piovuto, che solo Sigmar lo sa, qualcuno è venuto a nuoto da Genova, mi hanno detto, per arrivare sì, fino a qui hanno trovato un po' di difficoltà. Ci costringe al chiuso. In realtà già dal secondo anno abbiamo avuto la partecipazione dei ragazzi di Genova, di Monza, di Torino, da Ancona. Poi nel tempo abbiamo mantenuto degli ottimi rapporti, i ragazzi anche con il cattivo tempo ci hanno concesso lo spazio per organizzare un evento ludico di hobby, diciamo, che noi portiamo avanti ormai da 4 edizioni. Quindi noi, come sempre, come negozi ufficiali, questi eventi li proponiamo come premio ai nostri clienti, frequentatori, appassionati. Beh, è anche una fantastica vetrina per far vedere il lavoro fatto poi, sì, perché nel poi negozio, in realtà cerchiamo di premiare il lavoro autografo di tutti i ragazzi che si impegnano a fare la propria armata, insomma, a giocarla evidentemente, perché poi se la giocano pure, quindi l'hobby è tutto tondo. Sono tutti eventi ludici con un tenore tranquillo, insomma, la competitività è secondaria rispetto a quello che è la voglia di condividere. No, ma infatti il divertimento è palpabile. Lobby, cioè, il suo workshop, e quindi lobby con le miniature Citadel in questo caso. E quindi why not, ecco qua, insomma, 50 ragazzi che si divertono. Ragazzi, 50 ragazzi, un evento, un paese messo a disposizione del lobby, una cosa spettacolare. Siamo arrivati fino a 90 due anni fa, poi era solo Warhammer Age of Sigmar, tra l'altro, alla faccia di chi dice che è un gioco underrated, bistrattato, e invece l'abbiamo sempre portato avanti fieramente come ambiente ludico, e ha sempre funzionato bene. La prova ne è questa giornata qua. Perfetto. Vuoi lasciare un messaggio a chi ci sta ascoltando, chi magari per una prossima edizione di questo torneo a Rubiera? Sì, noi lo continueremo a fare perché è sempre un grande successo. Poi da quest'anno con Umberto abbiamo inserito anche tutta una nuova wave di frequentatori di questo evento. Cosa gli possiamo dire a tutti quanti? Cioè, chi può e vuole frequentare i nostri negozi e seguire lobby con noi, secondo me ha un grande vantaggio. Noi raduniamo persone che vengono un po' da tutta Italia, fondamentalmente, alla fine dei conti, perché Genova, Monza, Padova, e la fortuna di avere i negozi ufficiali, al di là del fatto che li gestiamo noi con tutto il nostro charme, però è... ne abbiamo 10 in Italia, sfruttare i vantaggi che può avere questa cosa alla fine per noi equivale alla possibilità di regalare come premio degli eventi così. Quindi perché no, venitevi a divertire con noi. Mi raccomando ragazzi, fate hobby, montate, dipingete, giocate, perché questi eventi sono la linfa vitale del nostro hobby, quindi portateli avanti anche grazie alla vostra partecipazione. Grazie mille, e speriamo che questi eventi siano sempre più frequenti. Poi che palle che non giochiamo mai noi. È il contraltare di essere dall'altro lato della barricata. Quindi da Rubiera è tutto, ci riaggiorniamo per le premiazioni, per vedere chi si è aggiudicato gli ambiti premi e ricchissimi premi di questa competizione, e quindi rimanete sintonizzati per la terza parte di questo report, di questo torneo.